Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del convegno Informazione e Sanità Digitale, che si terrà mercoledì 21 giugno alle ore 9 nell'aula Tesi Maria Luisa Bassi del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il presidente dell'AIL di Teramo, Giuseppe Paterna, Claudio Boffa, presidente Confassociazione Abruzzo, Simone Gambacorta, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo e il direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Il tema è quello che riguarda l'informazione e la sanità digitale, la telemedicina, quindi la nuova frontiera della sanità in Italia, in Abruzzo, a Teramo. Questo è il primo degli appuntamenti che segnano il percorso avviato a febbraio con la firma del protocollo d'intesa promossa da Confassociazione Abruzzo tra Ordine dei giornalisti e AIL Teramo, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Il protocollo prende proprio il via da questo primo evento. Il 17 febbraio scorso qui è stato, in questa sede, nella sede AIL di Teramo, è stato firmato un protocollo d'intesa. Un protocollo d'intesa promosso da Confassociazione Abruzzo, presieduta da Claudio Boffa, che si è fatta portatrice, agevolatrice di un dialogo tra l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo e l'AIL Teramo. Perché? Perché l'Ordine dei giornalisti organizza, come voi sapete, dei corsi di formazione. È sembrato opportuno a tutti, a cominciare dal presidente dell'Ordine Stefano Pallotta fino al presidente dell'AIL Teramo Giuseppe Paterna, è sembrato opportuno loro di creare un dialogo che portasse alla produzione di contenuti, diciamo così, contenuti da sottoporre, fornire agli iscritti durante i corsi di formazione e per sensibilizzarli e per metterli a conoscenza delle tante possibilità che oggi il mondo assistenziale offre, della centralità della figura del malato nelle attività dell'AIL. Noi soprattutto però speriamo che questo protocollo d'intesa possa rappresentare un modello di dialogo fra realtà istituzionali diverse. Qui ce ne sono tre che cooperano e collaborano. Speriamo che questa esperienza possa estendersi anche altrove. L'obiettivo non è quello di perimetrare dei risultati e rimarcarli tenendoseli per sé. L'obiettivo è innescare un processo che possa essere virtuoso. Quando si mettono insieme delle associazioni, come dicevo prima, nascono davvero dei risultati straordinari, e quello che c'era bisogno è di mettere al centro il paziente insieme a una terapia moderna, una cura moderna, e anche il mantenimento che sta appunto nella telemedicina, nel virtual hospital. Le componenti, ognuno produce qualcosa, la sezione AIL dà importanza a tutto quello che è l'aspetto leucemico dell'ematologia, l'Ordine dei giornalisti comunicazione, quindi è importante conoscere le cose. Confassociazione è anche la strategia, che in questo caso ha coniugato le varie associazioni, ma rimane al centro il paziente. Il paziente rimane al centro con i suoi disagi, le sue famiglie, quindi il primo approdo di cura diventa appunto con la telemedicina virtual hospital la casa. Si vorrebbe arrivare, ci giungeremo, a curare i pazienti, a monitorarli anche durante la vita normale, sociale, passeggiando e quant'altro. Quindi un evento importante che il 21 vedrà nascere appunto l'epilogo di questa conferenza e con autorevoli e prestigiosi relatori. Diciamo che il 21 è la giornata nazionale del nostro paziente. Per fortuna siamo riusciti a presentare il nostro primo progetto che abbiamo in cantiere da più di 2 anni. Per fortuna, ecco, c'è stata questa possibilità, un progetto importantissimo, perché tende a curare e a dare la possibilità di cura al malato con basse difese, per cui gli evitiamo dei rischi inutili nel venire a fare delle file in ospedale, che spesso sono lunghe, e quindi con questo, diciamo, nuovo sistema riuscirà a dialogare con i medici, riuscirà ad avere una diagnosi, una cura, e quindi avrà dei rischi per, diciamo, lottare molto più bassi di quelli che attualmente ha. Aggiungo anche che la nostra è una sezione giovane con oltre 60 volontari con tanta voglia di fare. Abbiamo tanti servizi che in quel giorno cercheremo di far capire ai nostri malati, ai loro familiari e alla comunità.
ci sono tanti servizi, qualcuno ne abbiamo elencato, il trasporto, la logistica, ma anche assistenza psicologica, insomma l'AIL fa tante cose. Sì, tantissime, grazie al nostro protocollo d'ingresso con i giornalisti riusciamo a comunicarle nella maniera più adeguata, perché ad oggi purtroppo le notizie sono minime, spesso i pazienti e i loro familiari non sanno le opportunità gratuite di cui potrebbero godere. Importante ringraziare il direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Cristian Corsi, il quale come sempre nel rapporto con l'Ordine, ma non solo, io parlo del rapporto con l'Ordine perché abbiamo collaborato spesso in questo senso, è disponibile, fattivo, rapido e ci ha dato questa possibilità. L'Università sarà rappresentata quel giorno in maniera massiccia, a cominciare dalla location per passare al magnifico rettore, rappresenta un interlocutore fondamentale per noi, ma non solo per noi, e su questa base cerchiamo di portare avanti un progetto che per il momento ci rende orgogliosi, ma dico per il momento perché è il primo step di un cammino che faremo di tutto per rendere ricco. È anche complesso nel senso non della difficoltà, ma della ricchezza della proposta.